Parcheggio di Via Aldomoro aperto. Entrando, questa è la condizione, c'è solo la mia macchina parcheggiata. Queste sono infiltrazioni d'acqua, credo, perché non è possibile che sia piovuto dentro così. Qui c'è qualche una parte sbarrata, ma non si capisce perché. Non so se queste siano infiltrazioni o altro. Sta di fatto che piove da qua, per esempio, no? Da qui viene. Ok, proseguiamo velocemente perché questa è l'uscita, pedoni, ma io da qui non uscirò mai, né io né soprattutto mia moglie o quando ecco i bambini, perché qui praticamente ti trovi in bocca agli spacciatori, cioè siamo praticamente alle spalle della SNAI. E come funziona? Non lo so, ci hanno dato una chiave, io ho provato a inserirla, non funziona perché il cancello qui è aperto 24 ore su 24. Ci hanno detto che sono stalli gialli, io personalmente li vedo blu, magari sono daltonico, ma non mi sembra. Quindi sarebbe un parcheggio aperto a tutti? Possono entrare chi viene, paga dove si paga, perché no, perché sì, boh, niente. Adesso più tardi riproverò, probabilmente sbaglio io con la chiave. Qui non c'è nessuna serratura, c'è forse questa qui d'entrata, ma la chiave entra ma non gira. Adesso proveremo. Bene, questa è la situazione. Parcheggio Aldomoro, ci hanno consegnato una chiave dicendo che questa chiave apre. Benissimo, primo cancello, la chiave entra, non gira. Benissimo, sarà assolutamente la chiave del cancello principale. Entro, la chiave entra, giro, non funziona nulla, neanche da quest'altra parte, cioè dalla parte interna, che è qui. Continuo a girare, non funziona assolutamente nulla. Che faccio? Chiamo magari Sicuritalia, ma se chiamo Sicuritalia, come potete leggere, servizio a pagamento al costo di 10 euro. Io ho pagato 650 euro per questo parcheggio che avete già visto e ci sono solo io. Il parcheggio almeno al 4 maggio, che è oggi, dal 1 maggio, è totalmente aperto e alla mercé di tutti.